Non è una fotografia esaltante quella che fornisce la regione alla ripresa dell'attività autunnale. L'impressione è quella dell'immobilità, una immobilità quasi ormai permanente. Questo è il tema d'apertura della nostra conversazione con Edoardo Giordano, presidente del gruppo regionale di Italia dei Valori. L'impressione è giusta? Sicuramente l'impressione giusta. Dopo un'apertura con l'Urban Forum, a questo convegno mondiale, dove si è parlato di aree metropolitane e di come può essere vista una città, Napoli, ma una città intesa in senso mondiale, in cui eh, la eh, Giunta ha fatto anche la sua presenza in maniera quasi hollywoodiana, siamo ritornati poi ai problemi normali, i lavoratori dell'Aster, 500 persone che stanno lì lì per perdere il lavoro e che da 6-7 mesi non percepiscono lo stipendio nonostante che abbiano lavorato. E quindi anche qui abbiamo avuto un, diciamo un impegno nel cercare, e forse ci siamo riusciti, a trovare almeno un anticipo di mensilità e a mantenere il rapporto di lavoro. Ma soprattutto quello che eh, fa impressione è come il governo Monti ci continui a... A tartassare con la spending review sapete benissimo che eh, si è previsto in Regione Campania un'area metropolitana e la soppressione di una. Provincia, in questo caso quella di Benevento. Ecco, si è svolto un consiglio regionale proprio a Benevento proprio per far sentire la nostra vicinanza ai cittadini del Sagno che incominciano anche a avere delle, come dire, delle istanze di indipendentismo o di avvicinamento al Molise. È chiaro che è stato fatto questo consiglio regionale a Benevento. Dobbiamo sottolineare una cosa: l'Italia dei valori è contro le province. Noi abbiamo sia fatto, uh, discusso in Parlamento, i nostri parlamentari hanno discusso uh, quindi una legge parlamentare e abbiamo promosso una legge referendaria, quindi una legge popolare, per l'abolizione delle province, ma di tutte le province, ma non perché eh, come dire, eh, i soldi che si risparmiano possano mh, eh, soddisfare tutti i bisogni della crisi economica, ma perché sicuramente dobbiamo dare una nuova forma, una nuova modalità di eh, rapportare di sburocrat sburocratizzare la, eh, diciamo, la politica e quindi riavvicinare in maniera nuova il cittadino alla cosa pubblica e, e chiaramente questa eh, la nostra proposta, quella cioè di abolire tutte le province, era chiaramente in un quadro di riforma istituzionale di tutte quindi, quindi, eh, diciamo, le istituzioni con cui il cittadino ha a che fare, non è qualche costa di Raffazzonato che è stato fatto con la Legge Mondi, che serve soltanto per dare la possibilità al, uh, a un presidente del Consiglio, tra virgolette non eletto ma tecnico, per andare uh, la BCE a, a, a piedire ancora soccorso nei nostri confronti, dopo dei tagli che ripeto sono stati drammatici per tutta l'Italia, ma che in particolar modo nel Meridione e in, in Regione Campania, ancora di più ci hanno veramente stremato. Io continuo perché penso che sia giusto dire che noi già abbiamo un piano di risanamento per la sanità che ci ha portato a una sanità che veramente non riusciamo a dare un, neanche i livelli minimi di assistenza e con questa spending review veramente se ci sarà la riduzione del 20% dei dirigenti medici con corsi bloccati da anni, con la gente che va, con i colleghi, medici che vanno in pensione se possono, pur di come dire, perché anche qua la pensione è diventata un miraggio. Io veramente non so chi rimarrà a dare sanità. Ancora, eh, trasporti, siamo nel pieno un fallimento del, di quelle che sono le infrastrutture che possono permettere alle persone di andare a lavorare, alle persone di poter comunicare fra di loro. Eh, grandi progetti, ma io non vedo questi grandi progetti di infrastrutture che sono quelle che poi possono permettere veramente alle piccole e medie imprese che ancora sono, eh, che ancora sono e che possono ancora dare di potersi mettere in rapporto con il mondo, ormai siamo per un'economia globale, abbiamo dei prodotti, abbiamo delle caratteristiche uniche con cui ci possiamo mettere in eh, competizione globale, se non abbiamo le infrastrutture diventa tutto estremamente difficoltoso. Io penso che il popolo della campagna non è che vada chiedendo granché, va chiedendo soltanto quel minimo di, eh, di decoro, di, di, eh, di vicinanza decorosa del, eh, diciamo del governo. Nazionale e regionale, che permetta loro di lavorare in maniera dignitosa, cioè dare i servizi il minimo. In questo momento ci stanno levando, non neanche diciamo, il superfluo: ma quando si parla di risparmio si parla di superfluo, qua in effetti ci stanno tagliando quello che è proprio indispensabile per sopravvivere. Ecco, il lavoro resta l'emergenza più diffusa su tutto il territorio nazionale. Proprio qualche giorno fa. Il Presidente Monti ha detto ai sindacati che bisogna fare di più, ma cosa devono fare di più i sindacati? Ai lavoratori in sostanza si chiede di lavorare di più e guadagnare di meno, di essere disposti alla flessibilità, cosiddetta flessibilità in uscita. Una volta erano, si definiva questa espressione molto più sbrigativamente come, con il termine licenziamento. Allora, diciamo che in questo momento uh, ci sono una crisi economica che c'è da tanti anni e c'è una crisi finanziaria noi uh, non stiamo scontando una crisi finanziaria che è eh, decisamente eh, che passa al di sopra nelle nostre teste se noi, se noi cerchiamo di risolvere i problemi con il vecchio metodo di pensare, cioè quel metodo che ha determinati problemi stessi, è ovvio che questo è destinato a fallire. Quindi noi dobbiamo probabilmente cominciare a pensare con un modo nuovo o dare, risolvere problemi con modalità nuove o dobbiamo essere in grado di poter soddisfare anche nuovi eh, bisogni. E questo solo può innescare un ciclo virtuoso che poi, come dire, è volando per gli altri. Questo cosa significa? Significa che il metodo Marchion, che poi è stato ripreso praticamente anche dal governo, cioè quello di aumentare la produttività, abbassare gli stipendi, non serve altro che a fare recessione. Il governo Monti e il governo, anche questo in questo caso Campano, sta cercando soltanto di eh, fare quello che si chiama in maniera tecnica una recessione controllata. Ci sono numerosissimi altri studiosi che invece pensano che questa metodologia sia completamente sbagliata. Se noi invece di fare una recessione controllata, dessimo la possibilità alle banche, dessimo la possibilità alle piccole e medie imprese di avere quei finanziamenti, anche piccoli, ma parliamo proprio di 30, 40, 50 mila euro che adesso la banca non dà, questo invece potrebbe rimettere in, eh, come dire, in giro il denaro e quindi rimettere in giro anche il commercio, quindi significa economia. Se noi eh, anziché togliere eh, 200 euro a un, un operaio, Uh, e per farlo lavorare di più, ma casomai gli diamo 100 euro in più. Vediamo che sono 100 euro che questo oggetto certo, sicuramente sì. è costretto a spendere perché oggi incomincia la scuola, quindi i ragazzi hanno bisogno uh, di, della cartella, del, dei libri, eh, del vivere quotidiano. Quindi è soldi, sono soldi che circolano. Mentre in questo momento, ovviamente, ognuno uh, come dire, fa i risparmi e fa i conti con quello che ha, con il timore di un futuro che è sempre visto in maniera peggiore perché non siamo in addioti a Mali, sono veramente problemi. Apriamo ora una, una finestra sulla politica nazionale, ormai strappata la foto di Vasto, recentemente il Fatto Publi eh, Quotidiano ha dato la notizia in prima pagina, Grillo più Italia dei valori, primo partito. Allora, eh, anche io ho letto stamattina queste, eh, diciamo questo articolo su eh, il Fatto Quotidiano. Sicuramente eh, il Movimento 5 Stelle è un... interpreta pienamente quella che è la protesta delle persone che sono mai stanche della vecchia politica o probabilmente anche di quelli che non sono mai andati a votare o che non vanno più a votare. L'Italia dei Valori rispetto a Grillo penso che eh, si distingua. Noi in questo momento siamo eh, a vasto, porteremo un programma. Che sta, si sta elaborando con il contributo di tutti quanti, eh, diciamo, coloro che sono impegnati nel partito. Perché noi nel momento in cui ci presenteremo diremo: Noi vogliamo fare questo. E quindi, eh, come dire, siamo sì critici nei confronti di Monti, ma non perché, come dire, per pura protesta senza dare delle alternative. Noi abbiamo, come dire. Come abbiamo avuto le critiche nei confronti dell'economia finanziaria, cioè della politica finanziaria di Monti, perché ci sono molti studiosi che la pensano, ma veramente di importanza internazionale che la pensano diversamente, così anche noi, come dire, vogliamo proporci con un modo, cioè chi ci vota sa che cosa vogliamo fare quindi sul lavoro, sulla sanità, eccetera, e in questo penso che eh, distinguendoci dal governo Monti ma in maniera eh, come dire, ragionata, in maniera eh, eh, tale da dare garanzie e non di eh, andare poi, se per poi non sapere cosa fare. Speriamo anche che, che come dire, ci sia una legge elettorale che possa soddisfare questo bisogno di sapere. Chi va a governare, che cosa vuole fare, e non ritornare come ai tempi della vecchia Repubblica, che si vota e poi il governo esce a secondo delle, come dire, degli equilibri da mantenere. Bene, buon lavoro a voi tutti, grazie per la cortese attenzione. Taccuino Politico della Campania, come sempre, tornerà domani alla stessa ora.